Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ujona a Barcace con uno degli ultimi scorci che vi regalo qua a Lisbona, poiché oggi qui presente sono nonché erudito, purtroppo, ok, dovrà tornare in quel di Bologna, purtroppo ovviamente si fa per dire, purtroppo quindi per fortuna anche la mia cara amata Bulagna. E proprio a proposito del nostro Bulagna, in nottata il Di Marzio ci ha dato la notizia che tutti si andava ad aspettare, ossia è arrivato l'acquisto che stavamo attendendo sul centro di destra della difesa, che non corrisponde a nessuno dei nomi che si erano fatti in queste ultime settimane, e quindi con un colpo di reni da parte dei nostri uomini mercato è andato in Germania, ok, a tesserare a quanto pare un austriaco. Il suo nome è Stefan Posch, di 25 anni. Ho visto che ha 16 presenze nella nazionale austriaca, ha giocato nell'ultima stagione 28 presenze con l'Hoffenheim, perché è il suo club per il momento ancora che ne detiene il cartellino e quindi di appartenenza, dove ha giocato 28 partite e siglato 2 reti. Giocatore che sono andato a vedere anche il suo storico lì in Bundesliga, dove gioca da parecchi anni. Sembra un giocatore abbastanza rude, difatti intanto nell'unica partita di campionato quest'anno giocata con l'Hoffenheim è stato espulso dopo soli 19 minuti, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica, al che sono andato a vedere il rendimento dettagliato su Transfermarkt e racconta di un giocatore che in Bundesliga su 130 presenze più o meno ha raccolto 30 cartellini gialli più 2 doppie ammonizioni. Quindi questo 25 anni Stefan Posch gioca difensore centrale di piede destro, all'occorrenza può essere disimpegnato anche come terzino di destra, in una sola occasione nella sua vita ha giocato come terzino di sinistra, quindi non è verosimile che possa essere impiegato in quel ruolo lì. Quindi è arrivato quel giocatore duttile che la banda BFC voleva. Come arriva? Qua secondo me c'è ancora qualcosa che c'è da capire, perché l'acquisizione racconta di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro. Quotazione Transfermarkt alla mano, il giocatore è valutato 10 milioni di euro. Il Bologna lo tessera dunque per la metà del costo, secondo appunto quel noto sito tedesco. Giocatore che andava in scadenza contrattuale a giugno 2024, per cui non si può neanche tanto avanzare l'ipotesi del fatto è perché forse, caro dottor Luisone, eri in scadenza, perché così non era, va bene. Giocatore che quindi secondo me nasconde in questo obbligo, che ancora comunque non è uscito e quindi è una mia supposizione, secondo me è un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate presenze con la maglia del Bologna, ma è un secondo me, poiché tutti raccontano essere un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro. E così fosse, io devo anche essere onesto. Ora i più magari vedranno, abbiamo acquistato un giocatore che non corrisponde al nome di Gabbia, di Rugani, di Altare, per carità, nomi che non ci avrebbero scaldato il cuore, ma per quanto mi riguarda, e qui quindi entriamo nel mio giudizio personale spassionato, io devo anche ammettere, Stefan Posch non l'ho mai visto Zuger, o perlomeno consapevolmente, consciamente, non saprei esattamente che tipo di giocatore sia, e quindi lo impareremo a conoscere insieme, però insomma sono andato a vedere le sue statistiche sia per quanto riguarda assist, gol, passaggi, quant'altro, quelle statistiche si possono trovare facilmente, no, navigando in rete, dove oggi ci sono miriade di siti disponibili ad Arvel, e raccontano un giocatore che comunque alla soglia dei 25 anni, che gioca nell'Hoffenheim da sempre, non ha mai destato interesse da parte dei maggiori club tedeschi, anche perché l'Hoffenheim certamente non è uno dei maggiori club tedeschi, lascia quantomeno un sospetto. Staremo a vedere, magari abbiamo preso il nuovo Alexander Arnold della difesa, anche se poi non c'entra niente perché Alexander Arnold gioca in un altro ruolo, quindi abbiamo preso il nuovo
che ne so, Mertesacker della difesa dalla Germania, anche se di nazionalità austriaca. Chissà mai che, vista la nazionalità, non sia stato proprio l'Arnautovic a consigliare alla dirigenza, che non sapeva dove sbattere la testa questo nome. Ho letto che Stefan Posch ha partecipato anche agli Europei 2021, ma non scendendo mai in campo. Quindi questo comunque è il nostro nuovo acquisto, quindi diamo il benvenuto a Stefan Posch, che possa essere una rivelazione di questo Bologna. Ok, detto questo, c'era in ballo anche, avevo letto, uno scambio Mbaye-Magnani con il Verona. A quanto pare sembra sia saltato, forse quelli del Verona hanno guardato qualche video qui sull'Isola Barcaccio e hanno fermato il tutto, hanno detto: avvocato, fermiamo tutto, che qua non sa da fare questo scambio. Stiamo a vedere se nelle ultime ore, allora, nelle ultime ore cambierà altro. Perché dico questo? Se appunto siamo riusciti a risolvere la gatta del difensore di centrodestra, no, che ci veniva a mancare, e a quanto pare ce l'abbiamo fatta, possiamo utilizzare queste ultime ore di mercato, perché voglio ricordare che il mercato finisce il primo di settembre alle ore 20, per cui sono le ultime ore di mercato a disposizione, le possiamo utilizzare per andare magari a vendere ed acquisire quegli ultimi Zugador, ok, che magari possono anche celare delle occasioni di mercato dell'ultimo secondo. Io confido ancora che uno, se non entrambi, Tarussolini, Musa Barro, possano andare in altre lidi. Si parlava e si parla insistentemente, se non so quanto possa essere fondata la cosa, di Musa Barro via da Bologna. Se così fosse, bisognerà poi anche però contestualmente preoccuparsi di trovare un'alternativa. Alternativa che a questo punto, avendo 48 ore più o meno di mercato a disposizione, chissà che non si stia lavorando in quella direzione per cercare di trovarla. Quindi, insomma, il Bologna 2022-2023 si sta andando a delineare, così come il suo calciomercato nella sua completezza, anche se per appunto avere la completezza bisogna aspettare la deadline finale del 1 settembre alle ore 20, come vi avevo detto, per cui rimandiamo ogni votazione, ogni commento finale a quella data. Però insomma il mercato del Bologna, comunque, io penso che il grosso sia stato fatto, e quindi sia più o meno questi sono gli acquisti. Quindi gli acquisti, e a proposito di acquisti, quel Matteo Angeli che abbiamo acquistato da Limolese, ho letto essere già andato in prestito al Renate FC, che è una squadra che milita in Serie C, e sono quelle operazioni che sinceramente mi lasciano un po' di stucco, perché non essere riusciti a cedere il giocatore in prestito nemmeno in Serie B, perdonatemi, qualche dubbio me lo deve sollevare sull'acquisizione di questo baldo giovine a questo punto. Mi sembra legittimo che mi venga sollevata. Quindi stiamo a vedere anche lì, riguardo a questi acquisti che facciamo, di cui poi non se ne sa nella maggior parte dei casi più nulla, che fine farà lo stesso Matteo Angeli. Per il resto abbiamo acquistato in difesa Lukumi, abbiamo acquistato adesso questo Stefan Posch, abbiamo acquistato Matteo Angeli, abbiamo dato via Binks, ok? Abbiamo acquistato sulla sinistra il Cambiasso, il Lico Giannis al centro, per cui è stato presentato ieri, ho visto che c'è stata la presentazione anche del Nicola Moro a centrocampo. È stato venduto Svanberg, è stato venduto Ike, è stato venduto Teate, è stato acquistato in attacco Joshua Zirkzee. Ora ho più o meno, mi sembra, ricapitolato tutte le trasferimenti sino ad oggi di mercato del nostro Bologna. Rimandiamo, come detto, ogni considerazione alla fine.
oggi ci sarà la conferenza stampa di Mihajlovic prepartita contro la Salernitana, quindi siamo tutti in attesa di sentire le sue parole, che ovviamente, come sapete, saremo qua poi a rendicontarle e a commentarle insieme con un video adesso dedicato su questa partita che è già dai sapori, insomma, di uno scontro importante che ci farà capire di che natura probabilmente sarà il nostro campionato. La Salernitana è una formazione temibile e soprattutto che vola sulle ali dell'entusiasmo, che ha cambiato tanto e a quanto pare, oltre ad aver regalato buone sensazioni a tutto l'ambiente, fiducia, entusiasmo, anche in campo sembra che si divertano. Il 4-0 con la Sampdoria dice tanto. Bisogna affrontarli con umiltà e con voglia e la dannazione di portarsi a casa i tre punti. Laddove questi non dovessero arrivare, sarebbe veramente notte fonda. Ma adesso qua ci godiamo questa alba del primo mattino qua a Lisboa, va bene? E con questa vi saluto, miei cari avventori. Ovviamente iscrivetevi al canale, condividete questo canale e questi panorami con tutti i vostri amici di Fede Rosso Blu, ma non solo. Lascia ora il tuo mi piacino al video dell'Illusione a Barcaccio, attiva il campanaccio pastorale, ovviamente, che deve essere sempre pronto a fare dlindlom, ok? E noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabar, mo socio, ma che panorama qua.